Quando le giornate diventano nere, quando la speranza diventa quasi inesistente, quando tutto va secondo i desideri, la volontà e i progetti, ricordati che in quel momento, in quei giorni, in quegli anni, devi pensare alla volontà di Dio. La volontà di Dio bisogna accoglierla. Bisogna accoglierla come un dono di Dio. Perché anche le sofferenze, l'insuccesso, fanno parte della vita umana. Che non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo un conto da saldare presso la giustizia di Dio. E questo avviene attraverso la sofferenza sopportata per amore, sopportata anche con quel senso di giustizia che dobbiamo purificare la nostra vita in modo tale che il Signore ci possa dare la vita divina e realizzare la vita eterna. La volontà di Dio, quando viene accolta, perché noi abbiamo la corruzione del peccato, certamente mette un terremoto dentro di noi. È chiaro che entrando Dio con la sua volontà, perché è stata accolta da noi, mette in rivoluzione tutta la nostra natura. Nessuno meraviglia di questo. Ogni uomo, ogni donna, ogni sacerdote, ogni anima consacrata deve essere messo alla prova nel suo rapporto con Dio, nel suo amore, nel suo desiderio di giustizia. Quindi è necessario che non ci dimentichiamo mai che la nostra natura umana è corrotta dal peccato, per cui siamo sempre soggetti a compiere delle azioni che non sono buone, sia nei pensieri, sia nei desideri, e come anche negli atti, in quello che noi facciamo. E dobbiamo sempre pensare che è un'esigenza della nostra natura, un'esigenza della nostra vita, essere perdonati, facendo appunto la giustizia, mettendo le cose in ordine, perché la sofferenza porta nella nostra natura corrotta la verità del male, la verità del peccato e soprattutto la verità della vita, di questa vita nostra qui sulla terra. Diceva quel tale, l'uomo che non ha mai sofferto mi fa paura. La sofferenza è necessaria, è dura, è triste, lo so, ma è necessaria per farci evitare tante sciocchezze e soprattutto per farci evitare di realizzare una esaltazione della nostra natura, della nostra persona, delle nostre capacità, in modo tale che non abbiamo bisogno di Dio e quindi non abbiamo bisogno di Lui che ci dica questo è giusto, questo è sbagliato. E allora il Signore ci ha dato l'esempio. Siccome è venuto a liberarci dai peccati, ha passato una vita nella povertà, negli insulti, nella persecuzione e nella crocifissione e morte. Perché? E ci ha detto: questa è la strada. È impossibile vivere in questo mondo senza soffrire. È impossibile soffrire se non diamo alla sofferenza il significato e il valore che Dio ha dato alla sofferenza. Quindi la più grande sofferenza che dobbiamo fare tutti i giorni è la volontà di Dio. La volontà di Dio è sempre un bene, ma il problema viene quando la volontà di Dio e la nostra volontà
non vanno molto d'accordo. E allora noi entriamo in un disordine e tante volte purtroppo prendiamo la decisione di considerare Dio nell'aldilà, fuori dalla portata della nostra vita, e quindi ci mettiamo sulla strada di quello che noi vogliamo essere e di quello che noi vogliamo fare. E quindi la volontà di Dio costituisce realmente un problema molto grande. Quindi, quando viene proposto questo scontro con la corruzione del peccato, con il male del peccato che abbiamo dentro di noi e nello stesso tempo le esigenze della grazia di Dio e della perfezione della vita cristiana, allora sentiamo la presenza della sofferenza. Del resto, noi siamo quello che siamo, ognuno di noi sa, ma quello che sai tu di me so io anche di te, perché viviamo tutti la stessa vita umana e abbiamo tutti le stesse debolezze e le stesse fragilità. Quindi è necessario capire che soltanto il Dio può dare un significato alla nostra vita. Facciamo un poco l'esame della nostra vita. Io lo faccio certamente molto più lungo di te, perché io ho, o meglio, 82 anni, o meglio, 82 anni non ce l'ho più. E quindi nell'esame che io guardo nella prospettiva, vedo le cose buone e le cose cattive che ho fatto. E quindi tutti quanti noi, se ci mettiamo un pochettino a riflettere, ci sentiamo colpevoli davanti a noi stessi quando noi facciamo delle azioni, delle cose che chiamiamo peccati e che ci danneggiano. Ci danneggiano davanti a Dio e ci danneggiano anche nei confronti di quello che Dio ci ha promesso, se siamo buoni. E nello stesso tempo l'incontro della volontà di Dio, tante volte nella nostra vita diventa o è diventato uno scontro. Ma lo scontro c'è sempre, perché o c'è lo scontro contro la nostra natura umana che non è docilmente sottoposta alla volontà di Dio, oppure c'è lo scontro nei riguardi di Dio che desidera che noi facciamo l'esperienza della sofferenza perché la purificazione è necessaria. Purtroppo tante cose noi le mettiamo a posto solo quando abbiamo fatto l'esperienza della sofferenza. Siamo diventati maturi, siamo diventati uomini e donne di una semplicità e di una bontà veramente che rasenta la tenerezza. Dopo che abbiamo passato un periodo di vita di molte sofferenze, molti problemi, molte difficoltà. Se abbiamo vissuto la nostra vita nella fede, con la fede, questo è il risultato. Se invece abbiamo vissuto sempre cercando in tutti i modi, di realizzare tutto quello che noi volevamo a costo di qualsiasi peccato, a costo di qualsiasi cosa, adesso ci sentiamo vuoti, ci sentiamo insignificanti e faremo bene a pregare il Dio che aprisse il nostro cuore verso la sua bontà, verso la sua giustizia, verso appunto tutto quanto quello che attraverso Gesù vuole dare a noi. In una maniera o nell'altra, la conclusione di queste poche riflessioni è questa: o realizziamo della nostra vita la volontà di Dio, allora il Signore ci darà la forza di essere noi stessi e ci darà anche la grazia di superare tutte le sofferenze che ci vengono regalate dalla vita a motivo della cattiveria degli uomini, a motivo delle ingiustizie sociali, a motivo di tante cose che avvengono nel mondo perché Dio è stato cacciato fuori. Oppure
Sentiamo una pace interiore, ci sentiamo più maturi, sentiamo che il Dio veramente ci ha aiutati, ci ha sostenuti, ci ha dato la pace, anche se le cose sono andate diversamente dai nostri progetti. Amen.